Ciao a tutti, bentornati nel canale, benvenuti in questo video che è il seguito dell'altro, del video precedente che vi metterò qua sopra in alto a destra dove faccio vari baby boomer. Allora, qui sto utilizzando acrygel, come si può vedere. Questo in particolare è della marca Terzio e niente da dire, mi ci sto trovando abbastanza bene. Mi piace parecchio questo bianco perché è un bianco abbastanza bianco, adesso mi impiccio, voglio dire, è un bianco abbastanza bianco, ma non è bianco gesso sparatissimo, non so se mi sono spiegata. Comunque va bene, ho già posizionato la nail form, come vedete, ho già preparato l'unghia, ho messo il gel di base e adesso vado a cominciare con l'allungamento del bordo libero. Quindi metto una abbastanza quantità di bianco proprio perché devo andare a costruire tutta la struttura e non voglio trovarmi con buchi dove manca il prodotto e poi non riesco ad andare ad aggiustare, cioè dovrei aggiungere prodotto e poi si vede, poi vabbè, insomma, mi avete capito, no? E quindi una cosa che vi voglio dire su questo acrygel è che il pennello va un pochino più bagnato perché se è troppo asciutto tende ad appiccicarsi al pennello. Però ecco, questa è l'unica cosa che metto a considerare perché non, sinceramente altri, se lo vogliamo chiamare problema, che secondo me non è troppo un problema, ci sono alcuni acrygel che nemmeno con un litro di, nemmeno col pennello sgocciolante funzionano bene. Questo semplicemente va leggermente bagnato un po' di più, poi ognuna di noi si regola, no? Questi acrygel sono tutti un po' da capire, ecco. Va bene, quindi sfumo molto bene perché questo è importante. Perlomeno con il prodotto che sto andando ad utilizzare io, con il rosa che sto andando ad utilizzare io, siccome ho notato che non è coprentissimo, se non sfumo troppo bene il bianco, mi rimane la macchia del bianco sotto e si vede. E quindi, come tutte le cose, dobbiamo conoscere il prodotto perché non è detto che ci dice bene subito alla prima botta. Va bene, sto andando a formare. Anche qui in questo video vi dico che ho due video dedicati alla struttura della mandorla e vi lascio qui in alto a destra nella I se volete andarli a guardare. E vi lascio, non so se già ve l'ho detto, nella I il video dell'anulare in gel. Sono andata a togliere un po' di prodotto perché ne ho messo troppo e quindi poi veniva troppo lunga l'unghia, avrei dovuto limare troppo, eccetera, eccetera. Quindi ho tolto un po' di prodotto e continuo a modellare e poi andrò in lampada. In questo caso, visto che acrygel diventa durissimo e poi è difficile da pinzare, sto andando a pinzare leggermente anche l'allungamento, perché vi dicevo che io preferisco, quando lavoro in gel, pinzare dopo, quando ho finito la struttura. Comunque adesso vado a mettere il rosa, che è sempre questo di Terzio, che è il numero 3. Che quando ero lì al negozio c'erano delle tip con stesi i vari colori di acrygel e sinceramente quando sono arrivata a casa non mi sembrava che fosse quello che ho visto, però boh, vabbè, ci devo tornare e vedere un po'. Non mi dispiace affatto questo colore, mi piace tantissimo, era quello che cercavo, un rosa abbastanza intenso, però non è totalmente copre, non, vabbè, insomma, non è al 100% quello che cercavo io e quello che mi sembrava di aver visto nella tip steso. Comunque va bene, lo sto usando, vado avanti, mi trovo bene, quindi va bene. Allora mi concentro
con il prodotto sulla metà dell'unghia, vado a sistemare il giro cuticole, mi controllo di lato bene lo spessore e di fronte lo spessore del prodotto per crearmi la bombatura. Una volta che ho controllato che lo spessore sia quello che desidero, continuo ad accarezzare il prodotto verso la punta e a coprire totalmente il bianco. Infatti vedete che si vede il bianco sotto, però diciamo che va bene perché mi crea da solo quella sfumatura. Quindi è andata pure abbastanza bene, voglio dire che ho preso questo colore. Anche qui tolgo l'eccesso. Lo tolgo perché se no dopo con la lima avrei dovuto limare troppo per far uscire di nuovo il bianco. Quindi tolgo l'eccesso e continuo ad accarezzare il prodotto e portarlo e sistemarlo verso la punta. Ok, dopo aver accarezzato e sistemato bene il prodotto, fin quando sono contenta, vado in lampada e di nuovo faccio la seconda pinzatura, adesso sì, con tutta la struttura fatta, e anche qui, infilo la pinza bene incastrata nel dito e finisco la polimerizzazione in lampada. Si vede bene dall'altra mano che stringo molto bene. Qui misuro che le due unghie siano più o meno della stessa lunghezza e comincio con la mia solita limatura per la mandorla, che vi dicevo è molto più focalizzata, lo spiego meglio in quei video dove parlo della mandorla, quindi vi rimando a quelli. Mi concentro inizialmente sulla punta, ma questo vabbè, lo vedete nei video, lo faccio abbastanza sempre nella mandorla e qui anche per appunto cominciare a far uscire fuori di nuovo il bianco che è stato un po' coperto dal gel rosa. Quindi in questo caso ha doppia funzione, un po' assottigliare la punta della mandorla che io la preferisco più sottile e un po' per far riuscire il bianco. E poi, come sempre, 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 la mia dorata punta extra fine per andare a modellare l'unghia, assottigliare, scusate, il giro cuticole, eccetera, eccetera. Per avere info su queste punte, vi rimando a un link che c'è giù nell'info box che si chiama Album Rimanenze di Negozio e lì ci sono tutte le cose che ho, mi potete scrivere in privato. All'inizio dell'info box ci sono tutti i miei contatti e se non avete Facebook vi ricordo che vi posso girare questo album tramite un link, insomma tramite Google Foto e quindi mi dovreste mandare una mail. Va bene, continuo il mio lavoro di aggiustare la struttura.
Allora, come vi dicevo nell'altro video, secondo me il vincitore per fare il baby boomer, in quanto a effetto finale, tempo che ci vuole per farlo, e comodità e facilità, rimane l'acrilico. Però, appunto, non tutti possiamo utilizzare l'acrilico o utilizziamo l'acrilico e quindi dobbiamo inventarci altre cose. E ad ora tra gel e acrigel, secondo me vince l'acrigel per fare l'effetto baby boomer. Tra i due, secondo me vince l'acrigel perché mi sembra un po' più facile. Appunto, l'acrigel non cola, eccetera, ce lo possiamo sistemare come ci pare. E per ora ho trovato molta più facilità nel farlo con l'acrigel. Ho fatto anche un video dove su un'altra persona faccio un ritocco e faccio poi un baby boomer in acrigel. Fatemi sapere se lo volete perché mi metto a editarlo nel caso in cui mi diciate di sì. Va bene, finisco come faccio sempre, con la limatura, guardando, controllando, eccetera. E poi vado a dare una bella bafferata e finisco con il sigillante. Anche qui dico che volendo, per creare un effetto sempre un po' più sfumato, insomma, eccetera, si può mettere anche un semipermanente rosa lattiginoso, bianco lattiginoso. Io ho messo direttamente il sigillante e questo è il risultato finale. Devo dire che mi piace molto. E vedete la differenza fra l'anulare e il medio. Grazie per aver guardato il video, lasciami un like se ti è piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao!